Salve a tutti! Tanta gente, quando valuta la riqualificazione della propria abitazione, esclude a priori l'installazione di stufe, caminetti e caldaie legna o pellet, perché ha paura che siano prodotti altamente inquinanti che riducono drasticamente la qualità dell'aria delle città dove viviamo. In questo video voglio rispondere una volta per tutti a questa domanda. Stufe e caldaie a legna, pellet e cippato sono dannose per l'ambiente? Se vuoi sapere la risposta, non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Ogni settimana su questo canale pubblico video in ambito energetico, secondo la programmazione che trovi nella copertina del canale, appunto. Quindi se non vuoi perderti tutte le novità tecnologiche, tutti i cambiamenti normativi, tutti i consigli pratici per realizzare una ristrutturazione o anche solo una piccola riqualificazione, cambiando la caldaia e montando un impianto, iscriviti al canale, così non ti perdi nessuno di questi video. Ricordati sempre che l'informazione è potere. Bene, partiamo subito con una definizione. La biomassa, quindi il legno, che sia poi legna, pellet o cippato, è considerata fonte rinnovabile. Perché rinnovabile? Il termine rinnovabile vuol dire che si rinnova, che si rigenera. La legna, per l'appunto, si sa, si rigenera, cioè io posso abbattere una pianta, costruirne un'altra e farla ricrescere. E aspetta, lo so cosa stai pensando. Se utilizziamo tanta legna, disboschiamo troppo. Si sa che il disboscamento è tra le cause principali del riscaldamento globale. Infatti si sa che ci vuole una settimana per distruggere una foresta e un secolo per farla rinascere. Ma il disboscamento, quello dannoso per l'ambiente, è quello che avviene all'esterno dell'Italia. Ti basti pensare che dal dopoguerra ad oggi la superficie forestale italiana è aumentata del 55%. Questo fenomeno è legato a tanti fattori. Il principale è il fatto che si abbandonano tutti quelli che sono i paesini di montagna, sono sempre città sempre più vuote e non c'è più nessuno che si cura del bosco, ma questo poi lo vediamo in un altro video. Però è giusto sottolineare che se decidi di installare un impianto a biomassa, quindi di usare queste tipologie di energie rinnovabili, non stai danneggiando il pianeta, anzi stai rendendo i nostri boschi più sani, perché incentivi tutta quella che è la filiera del legno, quindi dalla pulizia dei boschi al trattamento della legna e alla sua combustione. Tornando invece al concetto di rinnovabile che si può abbinare alla legna, possiamo abbinarci anche il concetto di CO2 neutra. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che tutta la CO2, tutta l'anidride carbonica che viene emessa quando brucio un pezzo di legna, e CO2 che era già presente in natura, che semplicemente è stata immagazzinata dall'albero durante la fotosintesi clorofiliana. Senza entrare nel tecnico e nel biochimico, la fotosintesi clorofiliana funziona così: energia solare, CO2, fotosintesi, viene fuori energia e ossigeno. La combustione è il processo inverso, quindi energia e ossigeno mi danno CO2 e altra energia. Questo è il sistema, quindi quando bruci un pezzo di legna stai semplicemente immettendo in atmosfera CO2 che era già presente, non ne stai creando di nuova. Tuttavia è comunque vero che l'uso scorretto delle biomasse genera notevoli danni alla qualità dell'aria, quindi non parliamo più di ambiente, di ecosistema, ma parliamo di qualità dell'aria. Lo sappiamo nelle nostre città che sono sempre più inquinate. Emissioni, polveri sottili, PM10, ossido d'azoto, particolato, PM2,5, sono tanti i responsabili di un abbassamento della qualità dell'aria delle nostre città. E l'uso delle biomasse, in particolare stufa pellet, caminetti a legna, può essere tra le cause principali, non la causa, ma tra le cause principali delle condizioni delle nostre città. Io ti parlo da Torino, che è una delle città più inquinate del mondo, quindi so bene di che cosa parlo. Tuttavia queste emissioni non dipendono dalla fonte, non dipendono dalla biomassa, ma dalla qualità dell'apparecchio. Ipotizzando una scala di apparecchi dal più inquinante al meno inquinante, ho il caminetto aperto, la stufa obsoleta, il camino chiuso, la stufa moderna e le caldaie a gasificazione. Gli apparecchi moderni hanno meno emissioni e rendimenti molto più alti. Parliamo che tra una stufa, una caldaia moderna o un caminetto aperto c'ho il 70% in meno di emissioni. Il 70%, non il 2 o il 3%. Ok Davide, abbiamo capito che con i prodotti di qualità maggiore le emissioni si riducono drasticamente. Ma come faccio a sapere se un prodotto è di qualità? Per capire se un prodotto è di qualità entrano in campo le certificazioni. Sulla biomassa, quindi sulla legna e sul pellet, ci sono certificazioni. La più famosa è forse l'EN+, il DIN+, relativo al pellet. Mentre sugli apparecchi, quindi sui prodotti, abbiamo due tipologie di classificazione. La classificazione a stelle
e la classificazione in classe. La classificazione in stelle, obbligatoria in Piemonte e in altre regioni, identifica la qualità dell'aria delle emissioni di queste particolari stufe barra caldaie. Quindi, se io devo installare una nuova stufa, caldaia, caminetto, eccetera, devo guardare quante stelle ho. Ho 4, 5, 3, 2 stelle. Sappi comunque che in Piemonte e mi sembra anche in Emilia Romagna tutte le nuove installazioni devono essere con prodotti che abbiano minimo la quarta stella. Sul sito aiel.it trovi tutte le informazioni relative proprio alla filiera del legno. Chi fa pellet, da chi vende caldaie, dagli installatori, chi vende canne fumari, eccetera. Sul loro sito trovi tutte queste informazioni che ti sto riassumendo in maniera più dettagliata. Procediamo. Dopo aver classificato il prodotto in base alle stelle, andiamo a vedere la classe NOx, la classe di emissioni, e è relativa alle emissioni di ossido d'azoto, quindi alla qualità della combustione. Poi passiamo alla certificazione sul combustibile, quindi sia la legna che il pellet hanno delle certificazioni, anche il cippato. Sul pellet sono un po' più standard, mentre sulla legna ovviamente più variabile, ma comunque realizzerò un video apposta solo sulle certificazioni. Infine, per avere un prodotto poco inquinante, con basse emissioni, hai ancora due cose da fare. Un'installazione come si deve, anche qui realizzerò un video dove parlo di come si installa. La cosa fondamentale è una corretta canna fumaria, prima di tutto, e non tutti hanno i soldi o la voglia di fare e realizzare una corretta canna fumaria, e tutta quella che è la manutenzione ordinaria e straordinaria da fare su un apparecchio. Quindi la famosa pulizia delle ceneri, pulizia della canna fumaria, eccetera, eccetera, eccetera. Come detto, la biomassa non è di per sé inquinante, ma sono gli apparecchi che la rendono inquinante. Quindi se hai un apparecchio obsoleto e vuoi avere un prodotto più efficiente e più ecologico, puoi andare a sostituirlo. Hai degli incentivi molto importanti, tra tutti il più famoso è il conto termico, che ti permette di recuperare il 65% della spesa in meno di un anno in alcuni casi e in meno di 2 anni in altri casi. Qua ti lascio i video relativi al conto termico.